Rettore, dall'Unical parte un messaggio chiaro. La nostra regione, la Calabria, ma anche l'Italia, non deve guardare solamente a nord, deve guardare anche a sud. Ah, certo, è ovvio. Come ho detto in campagna elettorale, noi siamo periferia dell'Europa e dell'Italia, ma siamo in centro del mondo, perché siamo al centro del Mediterraneo. Quindi un'iniziativa sul Mediterraneo, anzi, sul quesiti da porsi per dire come può il Mediterraneo tornare a essere non quello che è ora, cioè uno scontro fra civiltà, ad essere il centro della divulgazione della nuova cultura mondiale. Secondo me lo possiamo cominciare questo percorso. Questo percorso parte dall'interazione fra le due sponde del Mediterraneo, cioè sponda nord e sponda sud, cioè il mondo islamico. Bisogna avere questo dialogo, capire cosa ci unisce, cercare di trovare le cose che ci uniscono e andare avanti e proporre modelli nuovi fra le due civiltà. Ecco, quello può essere il collante fra diverse culture, diverse civiltà, fra tre continenti? Il collante appunto può essere il modo di vivere, può essere per esempio nel caso dell'università lo scambio proprio la crescita di nuovi spazi culturali, non la chiusura nelle proprie ambiti, ma cercare di trovare una terza via. Poi l'università ha altri strumenti, scambi di studenti, ricerca. Io per esempio quello che dirò io mi baserò sul problema dei rischi naturali che accomuna tutto il Mediterraneo. Quello potrebbe essere un piano di dialogo da sviluppare. Noi abbiamo due o tre speranze che vorremmo coltivare e vorremmo che si avverassero. Una delle speranze sono i giovani di tutti i paesi, in particolare qui parliamo dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Speranza che i giovani, a differenza dei loro predecessori, siano in grado di creare più dei momenti di unione e di comprensione tra i popoli mediterranei che non momenti di scontro come purtroppo ne abbiamo avuto molti e ne abbiamo ancora in parte oggi. La Fondazione Roma Terzo Pilastro Mediterraneo speriamo che possa sempre più radicarsi anche territorialmente in questa penisola che si sporge sul Mediterraneo e quindi al centro insieme alla Sicilia del Mediterraneo, per cercare di aiutare a far diventare una realtà queste speranze.